Namaste, io sono Mr. Brave, bentornati ad un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando mi pare, che vi mostra un gioco diverso dal solito. Oggi vediamo un gioco molto particolare, perché in realtà viene venduto in due giochi, perché è un remake di un gioco di un bel po' di tempo fa e adesso lo esploriamo. Questo al salvataggio automatico e si chiama Getsu Fuma Den, il gioco originale, nella sua versione che adesso si chiama Undying Moon. È un gioco della Konami, tra l'altro, che mi ha inviato il gioco e quindi sono qua a recensirlo, uscito l'anno scorso effettivamente rispetto a quando sto registrando. Il gioco originale è particolare perché prende quello che è l'ambiente di Zelda 2, mi viene in mente, con la mappa e poi hai degli stage dove tu entri dentro lo stage e devi andare da destra verso sinistra perché è giapponese, combattendo diversi nemici. Questo l'ho trovato molto interessante. Iniziamo pure, anzi no, andiamo direttamente con continua, perché purtroppo ha una storia non schifosa, ma molto molto lunga. Vi mostro direttamente il gameplay del gioco, che è abbastanza carino, come potete vedere già adesso dalla presentazione. Sto usando il controller per poterci muovere. Metto un pauso un attimo perché devo spostare leggermente il microfono per essere più tranquillo, e vedete che abbiamo arma principale, arma secondaria, un inventario, dei progressi con tutto quello che abbiamo da fare, l'impostazione, insomma si presenta molto bene da questo aspetto, tutto tradotto in italiano, e abbiamo praticamente un attacco con X che ci permette di fare anche tutte queste combo strane. Abbiamo un Y che è il tasto di parata praticamente per poter fare contrattacchi speciali eccetera. Abbiamo anche il dodge roll e, come potete vedere, ad esempio l'utamaro, l'ombrello, possiamo prenderlo e diventa, se guardate in basso, adesso possiamo usare l'ombrello come arma secondaria. Quindi questa fa la parata, ma se cambiamo arma possiamo usare questo e fa la parata in questo senso qua. Quindi molto bello, perché ci sono tante armi che possono permetterti di fare qualcosa. Questo ci dà invece l'arma secondaria, quindi LT. No. Ah ok, LT vuol dire che l'abbiamo presa, quindi abbiamo la nostra arma secondaria, che vedete questa. E pian piano andiamo avanti, saltiamo, abbiamo il doppio salto anche, con anche la possibilità di fare questo attacco qua in scivolata, quindi molto bello, veloce. E abbiamo anche quelli che sono i furto d'anime. Acquisire un'anima farà aumentare il contatore di furto d'anime. Usare furto di anime fornirà miglioramenti in base al numero di anime usate. Tornando alla villa dei Getsu, le abilità migliorate verranno ripristinate. Sotto vedete che c'è anche primaria, secondaria, salute più, pozione, eccetera eccetera. Puoi conservare 4 anime alla volta, acquisendone una quinta riceverai 3 memorie dell'anima e il contatore di rivoluzione dell'anima tornerà a 1. Quando si migliorano le armi principali e secondarie con furto d'anima, verranno applicati bonus e miglioramenti basati sulle caratteristiche peculiari. Questo è un po' quello che succede in alcuni shoot 'em up orizzontali, mi viene in mente Project X, o il più famoso, che adesso mi sfugge il nome, quello giapponese insomma strafamoso, che ha il discorso che prendi più potenziamenti che vanno avanti su una lista e poi tu li sblocchi. Molto bella secondo me questa meccanica. Con R possiamo usare il divoratore d'anime. Vedete che adesso abbiamo principale più là sotto, questo è il grado 1, acquisiamo anche questo. Questo è il repo, vedete che è la bomba praticamente che possiamo lanciare, quindi fare diversi attacchi in questa maniera. Andiamo pure giù, vediamo che cosa ci aspetta. Bello l'ambientazione, mi piace un sacco. Qua abbiamo il fatto che possiamo attraversare facendo il dodge roll, trasforma con attacchi in combo, trasforma con attacchi in combo. Ah ok, possiamo fare così, posso cambiare arma a metà strada? Anche fare la rollata volante. Ah, anche l'attacco volante è bello questo. LB cosa serve? Questo.
Trasformazione: assestare ripetutamente attacchi senza subire danni ti farà trasformare in un berserker, potenziando il tuo personaggio. Le abilità di base sono aumentate a seconda del tuo livello di demonizzazione. Puoi ottenere vantaggi quali attacco aumentato e velocità di movimento. La demonizzazione terminerà se subisci danni oppure se non riesci a sconfiggere un qualsiasi nemico per un periodo di tempo. Quindi abbiamo questa modalità potenziata, molto bella. Quindi andiamo pure avanti a legnare ancora un po' di gente. Andiamo alla villa dei Getsu. Sì, così vediamo un po' che cosa succede da questa parte, dopo questa parte di tutorial. Molto interessante come si presenta il gioco, devo dire. Ovviamente c'è tutta una storia dietro che non analizziamo in sneak peek, però già lì, presentazione, ci sono un sacco di aspetti molto molto interessanti, anche delle cutscene che ci saranno prima e dopo. Guardate quanta roba c'è qua dietro, probabilmente... Sì, sono le armi, gli sbloccabili questi. C'è anche un buon sistema particolare di... Questo è l'hub di combattimento, quindi già il fatto che hai cose da esplorare... Ho premuto su? Ah no, ok, semplicemente lui che si è girato. Seleziona la difficoltà, abbiamo anche questa. Persona comune, apprendista e per adesso basta, ma teniamoci pure in persona comune. È importante sapere quando riposarsi, grazie. Queste sono le armi, la katana senza nome. Teniamoci la katana senza nome e andiamo al Limbo Cupo. Vediamo che cosa ci aspetta in uno schema normale. Vedete che ci sono anche le mazze, ci saranno i martelli, le asce, insomma c'è tanta roba diversa. Sembra molto molto interessante anche per come si presenta il gioco. Ottimo. Qua cosa c'è di bello? Ah, non disponibile, quindi abbiamo anche gli schemi alternativi. Proviamo ad andare giù di qua. Aha, permesso. Stavo vedendo di fargli il saltino sotto. Ah, ok, un viaggio veloce che ci permette di tornare indietro. Quindi io posso dire, ok, vado via da qua e torno qua sopra. E posso andare avanti anziché sotto. Presentazione veramente bella. Questo lo apriamo, che contiene... Cosa contiene di bello? I triboli. Piede di corvo li chiamano qua. Quindi possiamo lanciare giù i triboli. Ah! Sto diventando pian pianino sempre più forte. Avrei potuto pararla, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Ah! Anche la super mossa finale. Prendiamo la katana, un'altra katana sconosciuta, e vediamo anche di usarla con RB. Così proviamo questa katana un po' diversa. Proviamo ad andare anche qua sotto? Ah, ho assorbito un'anima in quella maniera. C'è un nemico qua sotto. Urca, è straforte questo confronto. Permesso. Non so che cosa sia, punto di domanda. Ah, mi teletrasporta in un'area segreta, che in questo caso è attiva. Aumenta grado arma. C'è anche tutta la parte di costruzione delle armi. Andiamo con questa. Selezioniamola. Ah, ok, posso aumentarla di X gradi con quello che ho. Andiamo con... No, non ho abbastanza robe da poter aumentare. Qua abbiamo il mughetto, l'ombrello di prima, la katana affilata, eccetera, eccetera. Quindi hai la possibilità anche di potenziare le armi. Sembra un po' un metroidvania, ma neanche troppo in realtà. Quindi... La cosa può essere anche bella e divertente per qualcuno che magari è disabituato o non gli piacciono più i metroidvania, visto che ce ne sono veramente tantissimi. Però da come si presenta il gioco è abbastanza profondo, devo dire. Sicuramente molto diverso anche da quello che era il gioco originale. Nel senso che il gioco originale per NES era buono. Non buonissimo, perché effettivamente è un gioco che è stato realizzato con una tecnica un pochino ridotta, semplicemente. Non è un
un aspetto negativo, dico, eh? Semplicemente non c'era la tecnologia per farlo come volevano e quindi hanno cercato di fare il meglio che potevano con quello che avevano. Ah, ok, devo premere di nuovo il salto. Viaggio veloce, questo mi permette di arrivare ad esempio qua sopra. Sì, è abbastanza metroidvania da come si presenta il livello, ma adesso vediamo magari andando un attimino più avanti. Ah, c'è l'arco qua. Prendiamo l'arco. Quindi RT o l'arco, ok. Allora, qua sotto non siamo andati, quindi andiamo pure qua. Ah! Prendiamoci questo, è molto free flow anche come gioco, nel senso che a fare le combo si impara abbastanza velocemente, devo dire, come situazione. Lì c'era qualcosa che non ho preso, però proviamo a prenderlo lo stesso. Ah, ok, la catena anche c'è, cioè, e possiamo decidere con che cosa sostituirlo. Quindi la catena, che bello, abbiamo la catena di Castlevania. Un po' meno combo, però comunque molto carino. Proviamo ad andare più in fondo possibile. Poi mi fa vedere anche un po' di... Ah, limite raggiunto, ci sono anche tutte queste cose qua. Non sto tanto attento al resto, ma giusto per mostrarvi un po' la parte di gameplay mi interessava. E vedendo quella che è la mappa qua, sì. C'è ancora un passaggio qua sotto. Credo. Questo mi portava in questa zona, che però finisce qua. Quindi. Ah, ok, forse c'è la zona qua da affrontare. Yes. Questa. Sicuramente buona da lontano, ma... si può far di meglio. Au! Qua che altre armi abbiamo? Una mazza! Questa la voglio. Proviamo a metterla al posto della catena. Boom! Mazza distruttiva. Però mi piace di più questa spada così. Ok, abbiamo fatto anche il game over, che così vedete anche quello. E direi che ci possiamo fermare qua. Volevo mostrarvi giusto un gameplay veloce di questo gioco, molto molto carino. Trovate tutti i link in descrizione se volete vedere questo gioco. Per trovarlo si trova ovviamente su Steam. Io sono Ace the Brave, grazie ancora della visione. Namaste, be brave.